Presidente, è un no alla riforma, ma è anche un no a Renzi. No, è un no ad una cattiva riforma costituzionale che potrebbe avere effetti molto negativi per il Paese, come cercherò di spiegare adesso nel mio discorso. L'Irpinia è un fronte forte per il no, molto variegato, ci sono pezzi di sinistra, c'è anche il centro con Ciriaco De Mita, pezzi di centrodestra, è un territorio forte anche per esprimere le ragioni del no in maniera anche più varia, più aperta. Ma ci sono diverse ragioni del no, naturalmente, perché il no non è una... mentre il sì è un'alleanza di governo che va da Verdini al Partito Democratico, il no è una pluralità di forze, di cittadini. Cioè, io intendo dare voce al no della sinistra e alle ragioni della sinistra per il no. Poi ognuno avrà le sue ragioni, le esporrà, diciamo. Vince il no, che cosa accade il 5 dicembre? Intanto che eviteremo di avere una brutta Costituzione, il che è già un discreto passo importante. E poi forse che il Presidente del Consiglio sarà un po' meno arrogante di quanto non è stato fino adesso. Se si dimette, si va al voto, si sciolgono le Camere oppure c'è un governo di transizione? Certo, non lo so. Il Presidente del Consiglio ha detto che non intende dimettersi. Prima ha detto che si dimetteva, poi ha disdetto, quindi l'ultima versione è che non intende dimettersi. Quindi dobbiamo stare a quello che dice. Una sola cosa è sicura, che se vince il no non si possono fare le elezioni, perché bisogna rifare le leggi elettorali, no? Questo è evidente, no? Quindi se vince il sì magari si può pensare di fare le elezioni anticipate, ma se vince il no è sicuro che non ci saranno. L'anno prossimo di sicuro ci sarà anche il congresso del PD, D'Alema che farà? Ma sosterrà un cambiamento profondo di linea politica, perché io ritengo che la linea politica attuale del Partito Democratico non vada bene. Io mi batterò per cambiare linea politica e per sostenere un'altra prospettiva, un'altra leadership.